Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi andremo a fare insieme il baby boomer sulle mie unghiette naturali. Ho già preparato le mie unghie, sono a posto, ho fatto una manicure, ho applicato anche la base, ho utilizzato lei, la Air Base. Troverete comunque qua scritto il codice sconto del 10% sul sito di Fox. Andrò a realizzare il baby boomer in acrygel, in particolare utilizzerò questi due che sono lo 002, che è questo bianco, e poi utilizzerò lo 005, che è questo rosa lattiginoso bellissimo. Quindi farò la combo di questi due prodotti. Quindi vi dicevo, ho già preparato la mia unghietta, è a posto ed è pronta quindi per ricevere il prodotto. Mi attrezzo già con la soluzione. Adesso vi mostro tutto e il pennello che andrò a utilizzare è fatto in questo modo. Voi potete utilizzare quello che volete, con cui vi trovate meglio, io utilizzerò lui. Questo acrygel è molto molto morbido da lavorare, quindi non c'è bisogno di pennelli con setole troppo rigide, ma va bene appunto un pennello anche con setole morbide. Adesso vi mostro anche la soluzione che andrò a utilizzare, perché è importante che sia abbinata all'acrygel. Qui è la Sleep Solution, che è appunto la soluzione abbinata all'acrygel. Metto un pochino di soluzione qua e procedo. Allora, come primo step andrò ad applicare il bianco. Potete utilizzare uno spingicuticolo, un bastoncino di legno d'arancio, quello che preferite. Sono molto morbidi da prelevare, come vedete non creano i fili. Allora, vi mostro sul mignolino. Poi ovviamente il procedimento che faccio è uguale per tutte le unghie. Lo applico in punta, immergo bene il pennello nella soluzione, scarico e tampono l'eccesso e vi mostro. Possiamo tranquillamente anche andare a, se ci manca qualche angolino o vogliamo leggermente allungare, a farlo direttamente con l'acrygel senza l'utilizzo della nail form, perché con l'acrygel questo lo possiamo fare. Schiaccio bene il prodotto e lo vado a sfumare verso la zona delle cuticole. Più lo stendiamo bene, come vi dico sempre, e più ci facilita il lavoro poi di limatura. Ok, una volta che abbiamo steso il prodotto possiamo andare in lampada a polimerizzare. Una volta applicato il bianco, vado adesso ad applicare il numero 5. E quindi allo stesso modo vado dalla zona delle cuticole verso il bordo libero. Applico il prodotto. E quindi completo la mia struttura. Ecco, attenta ad avvicinarmi bene alla zona delle cuticole. Ai laterali. E vado in questo modo verso il basso. Se mi accorgo che ho messo troppo prodotto, lo vado un pochino a rimuovere. E sfumo. E piano piano lo porto quindi verso il basso.
Perfetto, sono andata a sgrassare le unghiette e ho già limato sia il pollice, indice medio e anulare e andremo a fare insieme il mignolo così vi mostro. Si limano molto molto bene, molto facilmente, non sono per nulla duri, anzi in 2 secondi ho fatto la limatura, quindi ci tenevo proprio a mostrarvela, che sono proprio, vedete già come si limano, sono proprio morbidi morbidi da limare, non facciamo assolutamente fatica, nonostante, come avete visto, ho messo prodotto, molto prodotto in più. Quindi ci tenevo proprio a mostrarvi la limatura per questo fatto. Mi aggiusto la forma, i laterali, controllo gli spessori. La zona delle cuticole, che deve essere sempre molto molto sottile, qua è importante. Io sto limando con una 180 un pochino consumata, rifinisco sempre anche la punta e ho fatto, la mia limatura è completata. Mi aggiusto bene qua il laterale, il bordo libero, pulisco bene dalla polvere e vi mostro il risultato. Ed eccole qua, vado a spruzzare un pochino di cleaner e tolgo bene tutta la polvere. Guardate che bello l'effetto di questa combo di colori. Tolgo bene tutta la polvere perché adesso andrò a sigillare e come sigillante utilizzo il mio amatissimo Top Power, eccolo qua lui, che è senza dispersione, quindi una volta entrata in lampada lo lascio almeno 90 secondi, poi esco dalla lampada e lui è già pronto, non dovrò quindi andare a sgrassare. Il mostro, non lo stendo troppo abbondante, eccolo qua, mi avvicino bene alla zona delle cuticole, e poi metto in lampada. Una volta che si è raffreddato completamente il top, vado a mettere il mio oletto per le cuticole. Poco poco prodotto, non esagero, qua nella zona delle cuticole appunto. Questo olio per le cuticole ha anche dentro dei micro 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 glitter, è bellissimo, si assorbe subito come si può vedere, non lascia l'effetto unto, quindi mi piace molto. Lo metto, vedete come si assorbe bene? È meraviglioso quest'olio. Ed eccole qua, queste qui quindi sono le unghiette completate, a me piacciono tantissimo, specialmente proprio l'abbinamento di questi due colori, dei toni freddi, mi piace veramente molto. Io spero che vi possa essere stato utile, d'aiuto. Vi consiglio proprio questi Acrygel, si lavorano benissimo e la cosa che mi è piaciuta di più di tutte è proprio il fatto che si limano come fosse burro, è proprio morbido da limare, il che appunto velocizza molto. Vi ricordo appunto il mio codice sconto per provarli magari, così avrete 10% di sconto. Se siete arrivate fino a qua lasciate giù nei commenti l'emoticon del cuoricino bianco. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.